place. Questa sarà una dura battaglia. È in gioco il pompon d'oro per la migliore cheerleader. Ops, cosa facciamo adesso? Truccarsi prima della lezione è sempre un'ottima idea. Oh, ancora quella ragazza ricca e i suoi trucchi. Hello. Ma la lezione sta iniziando. Ho una grande notizia per voi. Pronte? Una competizione! Una gara di cheerleader? Wow! È un sogno! Oh, cos'è quel rumore? Sandra ha delle buone maniere? No, non sembra proprio. Vincerò io! Vedrete! Sono la migliore in tutto! È ora di provare l'uniforme. Bene, ciao! La ragazza ricca si vede già sul piedistallo. Oh, così non va! Cosa c'è di diverso in me? Sono ingrassata un po'? Oh, ops! Anche se penso di sapere cosa fare. Ho bisogno di una massaggiatrice. Ehi, aiutami! Oh mio Dio! Vedo di cosa hai bisogno! E posso aiutarti di sicuro! Ecco, leggi questa rivista! E nel frattempo la professionista farà la sua magia! Wow, sta già funzionando! E la rivista è così interessante! Wow, cos'è quella? Una nuova collezione di abbigliamento sportivo! Ho bisogno di quelle uniformi! Prenderò una taglia più grande! Questa è la soluzione! Ehi, mi paghi? Sì, fregata! Anche Kim ha iniziato a prepararsi! Ma niente di tutto questo è abbastanza buono per il concorso! Oh no, è finita per me! Oh, miglior cheerleader 1982! Sembra che dopo tutto ci sia speranza! Mamma, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Oh, ai tempi! Avevo un uniforme! E non ce l'hai ancora? Aspetta un minuto, dovrò guardare in soffitta! Ecco qui! Oh my God! Wow, è come nuova! Non vedo l'ora di provarla! Ah, i bei vecchi tempi! Mamma, cosa ne pensi? Ti sta perfettamente! Dobbiamo tornare al mondo reale! Wow! Ops, il bollitore è sul fornello! Bentornata alla realtà! Ma l'uniforme è ancora qui! È magnifico! Voglio apparire al meglio! Kim vuole perdere qualche chilo extra! Devo entrare nell'uniforme! La gente dice che l'involucro di plastica aiuta! Scopriamolo! Squat! 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 Oh, cos'hanno lì? Mi scusi! Gli innamorati sono nel loro mondo! Ok, va bene! Di sicuro non avranno bisogno del monopattino adesso! Allenarsi è faticoso! Ma ha i suoi vantaggi! Ho finito con il monopattino! Posso restituirlo! I piccioncini non si sono nemmeno accorti che era sparito! Bene, godetevi il vostro appuntamento! Devo andare! Cos'è una gara di cheerleader senza pompon? Wow, stupendi! Voglio quelli! No, quelli! Non so dove guardare! Quali prendo? Che dilemma! Ma ecco la risposta! Wow, eccoli! Wow! Questi pompon di soldi sono perfetti! Oh, fanno anche un bel suono! Chissà come sono in azione! Sarà impossibile perdere con questi! Devo prenderli assolutamente! Go, go, siamo nel bel mezzo delle prove! Dateci una A! Dateci una B! Le atlete sono fantastiche! Non puoi distogliere lo sguardo! Dai loro pompon! Vorrei averne un paio! Ma non essere triste! È ora di allenarsi! Peccato che quei pompon siano così costosi! Che ottimo pezzo di cartone! Tornerà utile! Sembra che Kim abbia in mente qualcosa!
forbici, nastro adesivo e un po' di perseveranza. Voilà! I suoi pompon sono buoni come quelli di chiunque altro. È molto creativa. Farebbe qualsiasi cosa per il suo sogno. Pronti? Partenza! Via! Kim mette tutte le sue energie nell'allenamento. Bene! E ottiene un'ottima risposta. Questa è sicuramente una A. Riesce in tutto ciò che si propone di fare. Wow, ha fatto un ottimo lavoro! Beve persino l'acqua meglio di chiunque altro. Te la farò vedere io. Sandra è invidiosa. Hello. Ma non è la persona più atletica del mondo. Oh, bel tentativo. Allora, sta facendo un buon lavoro? Sì, lo sport non è il suo forte. Brutta notizia per una cheerleader. Oh no, cosa stai facendo, Sandra? Il mondo non ha mai visto un'atleta così pessima. Cosa intendi con F? Non riesce nemmeno a maneggiare una bottiglia. Fallimento epico. E ora è super dolorante. È molto debole. E le sue compagne di classe stanno ridendo di lei. Chi ha inventato l'allenamento, poi? Oh, quel momento imbarazzante in cui non riesce a scendere le scale dopo ginnastica. Per vincere un concorso devi avere supporto. Ehi ragazzi, votate per me! Una piccola esibizione vale più di 1000 parole. Ehi, cosa sta succedendo? Oh oh, i compagni di classe non sono entusiasti. Ciao a tutti! Pronti a conoscere il vostro idolo? La campagna di Sandra è molto più interessante. Portare una vera celebrità è una mossa audace. Wow! Posso fare una foto? E funziona! Puoi andare! Questo è il mio pubblico! È davvero tutta una questione di soldi! Non è giusto! Ma è divertente! Non puoi vincere senza un bel balletto! Devi inventarti qualche mossa! Non riesco a pensare a niente! Kim si sta deprimendo, ma sua madre è sempre lì per aiutarla! È facile, tesoro! Balla con il tuo cuore! È vero! Se danzi con l'anima, la coreografia uscirà da sola! La mia bambina si sta impegnando tanto! Com'era? Perfetto! Proprio come me quando ero giovane! Il sostegno della mamma non apprezzo! L'atleta migliore deve avere il miglior balletto! 1, 2! Ops! Qualcosa in queste video lezioni a pagamento non funziona! Oh no, non funziona per me! No! Pronto? Ho bisogno della miglior coreografa! La cheerleader professionista è già qui! Aiuterà l'aspirante cheerleader! Dai, più energia! Wow, non sudavo così da molto tempo! Oh my God. Ho bisogno di più energia! E l'allenatrice non sembra volersi fermare! Di più! Di più! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ehi, grazie! Basta! Ecco i tuoi soldi! Wow, finalmente è finita! Non vedo l'ora che arrivi il concorso! Ed ecco il grande giorno! Ultimi preparativi! Perché allenarsi quando tutti sanno già chi vincerà? 1, 2, sinistra, destra! Cosa ha detto? Au! Ehi, dove guardi? Stai più attenta! Le divise sono rovinate! Ma Sandra ha già un gruppo di aiutanti che corrono per aiutarla! Gli stilisti preparano la sua nuova uniforme in men che non si dica! Cosa può fare la povera Kim? Non può esibirsi con un'uniforme sporca! Ecco un'idea! Ci sono dei sacchi della spazzatura? Chi se ne frega se non sono fatti d'oro? È tempo di combattere! Sandra è sul palco. Il suo costume è abbagliante. Ma la sua performance, d'altra parte, è terrificante. Ops! Mio oh prezioso pompon! Scusatemi! Oh, scusate! Oh,
Cosa sta facendo? Sì, è un totale fallimento. Cosa farà la prossima concorrente? Kim è nervosa, ma sta facendo del suo meglio. Le lezioni della mamma sono servite. Wow! Brava! Tutti i giudici le danno il punteggio più alto. La giuria e il pubblico la adorano. E la vincitrice è Kim, ovviamente. I pompon dorati sono tuoi. Te li meriti. Cosa? Nessuno se l'aspettava. No! Sandra è una perdente molto disperata. Ehi, cosa stai facendo? Non piangere. Prendili, servono di più a te. È così dolce da parte tua. Questi sono per te. Ecco l'amicizia. Che bello scambio. Tutte sono felici. Wow, è una fortuna! Ti è piaciuta la nostra nuova storia? Quale cheerleader ti è piaciuta di più? La ricca Sandra o la povera Kim? Diccelo nei commenti! Iscriviti al nostro canale, metti like a questo video, fai click sulla campanella e naturalmente condividi questo video con i tuoi amici! Ci vediamo presto su Trum Trum Wow!